Da che parte dovrò cominciare? Anzi, poiché adesso sei coinvolto anche tu in questo teatro orribile e informe, come lo sono io, nella stessa misura, per le stesse ragioni e con le stesse responsabilità, da che parte dovrei cominciare? Era... imperiosa e tosantonante. Sembrava venire più che dal buio delle caverne dei tempi e delle tenebre. Cagna della morte m'ha chiamata. E infatti la morte è qui davanti a me, ma la cagna è lei, non io. E tu la senti ringhiare, seducente, anche lei terribile, imperiosa. C'è qualcosa che assomiglia troppo al suo respiro nella castità e nella violenza dei martiri, anche nella tua voce. Ieri, quando ci siamo trovati per l'ultima volta l'uno di fronte all'altro, io col mio disegno che mi girava nella testa, tu con la tua sete di martirio che ti screpolava la bocca, e dimenticando ogni dignità e ogni onore ho tentato di buttarmi su di te, tu mi hai gettato a terra e mi hai gridato: bestia svergognata, vescica della potenza e del vizio, cagna della morte. Giovanni, ultimo profeta. Io avrei continuato ad essere la regina sicura di sé, della sua forza naturale, della sua naturale bellezza e del suo intoccabile naturale potere. E non ti avrei visto altrimenti che disteso nel rantolo dell'agonia. Le tue spaventose ed eroiche nudità incrostate di sangue. Ma quella sera io ti ho... Giovanni, martire primo, l'ultimo profeta, il sole che sarà Giovanni.